terza giornata del trofeo polisportivo, nella palestra comunale di Pagnano, si sono sfidate diverse polisportive nel trofeo Giotto di minivolley per le categorie Under 10 e Under 12. Per la categoria Under 10, il torneo si è disputato tra 8 squadre suddivise per la prima fase in due gironi, che successivamente si sono incrociati per determinare la classifica finale. Le gare si sono svolte su due campi di pallavolo da 4 per 9 metri, dove l'altezza della rete era fissata a quota 2 metri, per una durata di 2 set da 8 minuti. Ogni set è stato giocato con la formula del tie-break, cioè ad ogni errore corrispondeva un punto, ed inoltre è stata aggiunta la regola per la quale dopo 3 punti consecutivi ottenuti da una delle due squadre, si sarebbe operato comunque il cambio palla e la rotazione della squadra, senza che la squadra avversaria acquisisse il punto. In campo dovevano essere presenti 4 giocatori per squadra e ogni giocatore indistinta di ogni polisportiva doveva partecipare ad ogni gara. A differenza della categoria Under 10, le partite della categoria Under 12 si sono svolte su un campo di 4,5 x 9 metri. L'altezza della rete è stata alzata fino ad arrivare a 2,10 m ed infine vigeva la regola dell'obbligo dei due tocchi, per la quale la squadra avente il possesso della palla doveva utilizzare almeno 2 dei 3 tocchi consentiti prima di giocare la palla nell'altro campo. Le polisportive che hanno partecipato all'evento sono state le seguenti. Per la categoria Under 10, Pagnano con 2 squadre, Robbiate con 2 squadre, Vercurago con 2 squadre, Airuno e Merate. Per la categoria Under 12, Pagnano con 3 squadre, Robbiate con 2 squadre, Merate con 2 squadre e Airuno. Si ringraziano tutte le polisportive partecipanti e la CIPagnano per l'aiuto nell'organizzazione dell'evento.